Buongiorno ragazzi e bentornati su Tiebreak. Siamo tornati nella nostra carriera. Abbiamo appena terminato questo torneo, finito male perché siamo usciti. Ha vinto Alcaraz, vincitore del torneo. E adesso direi ragazzi di proseguire la nostra avventura. Continuiamo, vediamo la prossima competizione. Offerte dalle sponsor. C'è qualcun altro che ci offre qualcosa? Intanto grazie a tutti quanti per il vostro sostegno. Vedo sempre dei nuovi iscritti, vedo sempre tante visualizzazioni per un canale che come il mio è molto tranquillo, è molto semplice, è molto alla buona e sono contento di quello che fate per me, dei commenti, delle iscrizioni appunto, dei like, delle visual. Allora, abbiamo qualche nuovo sponsor che ci vuole offrire qualcosa di positivo. Vediamo, abbiamo, va bene, il cibo. Lesdetti ci offre tanta roba, vediamo. Ah, ok, probabilmente abbiamo già qualcuno. Abbiamo già Lesdetti che però gli altri ci danno qualcosina in più. Vediamo, lui ci dà ovviamente 7,50 a partita, 2000 per la vittoria. Cos'è? Chi è un po' meglio, ragazzi? Direi che un po' meglio, 2005 per la vittoria, ma non è poi facile vincere. 3005 per la vittoria. 1500 per la vittoria, 1000 per settimana, quindi 25.000 per l'anno. Bonus fedeltà 8.000. Any food al posto degli azienti. Possiamo cambiarlo, quindi. Possiamo cambiare lo sponsor in questo momento e ci dà fedeltà qualcosina in più per settimana ci dà sì, 750 per mese, dai, facciamo, scegliamo questo, magari ci porta bene. Scegliamo questo, andiamo a vedere adesso i nostri sponsor, la gestione, quali sono esattamente. Abbiamo cambiato quello del cibo, quindi abbiamo cambiato dov'è? Marchio alimentare, Any Food, va bene, abbiamo 104, 1.104.000 dollari, ragazzi. Potremmo anche a questo punto migliorare qualcosa da queste parti. Potremmo alzare un po' il nutrizionista, dato che si parlava appunto di cibo, io direi possiamo portare il nutrizionista, aumentarlo un pochino, e aumentare il nostro nutrizionista e portarlo a livello più su. Portiamo anche il medico, magari ci può anche lui essere utile. E basta, a questo punto ragazzi abbiamo calato qualcosina, vediamo, alloggio, voli, il trasporto, quanto è il trasporto il prossimo? 1.600.000, questo 500 i voli. I voli indicano il modo in cui viaggi da un torneo dall'altro, maggiore il livello di voli, minore l'affaticamento, certo, ovviamente. L'alloggio indica il tuo livello di comfort in attesa dell'inizio dei tornei. Maggiore il livello di alloggio, più sarà veloce la rigenerazione. Dai, facciamo questo, facciamo così, vediamo un po'. Ci ha calato, perfetto, perfetto. A questo punto, ragazzi, entriamo direttamente nel nostro torneo, andiamo avanti, facciamo una settimana di riposo che ci sta tutta. Andiamo alla settimana 45, abbiamo da andare a Stoccolma, quindi andiamo a Stoccolma, non ci stanchiamo affatto, siamo ben riposati, vedete lassù in alto quanto siamo riposati. Andiamo a Stoccolma, vediamo com'è questo torneo, ragazzi. Io penso, spero di beccare qualcuno alla nostra portata, perché sennò qua si gioca e si perde. Allora, andiamo a BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma, vai col viaggio. È il primo incontro, ragazzi, vabbè, Djokovic contro Munoz, va bene, primo turno è bello tosto, abbiamo anche giocatori forti, abbiamo anche Holger Al-Yassim, abbiamo Minaur, che è il numero 8 al mondo, dai, facciamo una cosa veloce, vediamo chi passa il turno, Perfetto, noi giochiamo contro Guerrero, mi sa che l'abbiamo già affrontato, in questo momento siamo dodicesimi in questo torneo, perché ovviamente non abbiamo, vediamo chi c'è, chi è passato sopra, Ovviamente Djokovic e Del Porto, tutti i teste di serie migliori sono passati. Qua ovviamente abbiamo Tiafoe che è il numero 4, Thompson numero 13. Chi abbiamo sotto qua? Abbiamo Alcaraz, ragazzi, il numero 3 al mondo in questo momento. Berrettini, numero 6 al mondo. Coric 14. Chakhanov numero 11 e poi credo che ci sia anche Sinner da qualche parte.
Forse Sidney non è in questo torneo, non è venuto. Zverev a 6, il numero 7 al mondo, Thiem numero 10, Medved il numero 2. Quindi Sinner è passato a 4, perché se non lo vediamo probabilmente va bene, ragazzi. Andiamo al prossimo match successivo. Andiamo a giocarci contro Guerrero. Giochiamo il match, non lo simuliamo ovviamente. Maglietta, mettiamo questa qua azzurra. E questo non è, non so come giochi. So, ragazzi, vediamo. Siamo a livello medio, ve lo ricordo sempre, perché purtroppo con il livello facile è troppo facile vincere. Andiamo in finale come ridere, e non è giusto. Con il livello medio è un pochino più difficoltosa la cosa. L'audio forse è un po' alto. Mi sa che l'audio sia leggermente alto. Ora, Guerrero ha scelto di rispondere, quindi battiamo noi. Va bene, forte coraggio. Siamo a un livello abbastanza alto, dobbiamo cercare di fare degli ace, ragazzi, perché con gli ace si fa qualcosa di positivo, eh. Bello, Maremma. Il ragazzo qua ha già battuto bene. No, è il primo errore. Primo errore, raga, primo errore. Vediamo di fare meglio. Bella risposta. 15 pari. Vai, vai, vai tranquillo che si può fare qualcosa di buono, eh. Va a prenderla questa volta, ok, 30-15 raga, va bene così, forte coraggio che Petronio si è scaldato. Grazie per il vostro appoggio, come sempre ragazzi vi ricordo tutti i giorni alle 12 l'appuntamento non di calcio, presumibilmente alle 17 un appuntamento calcistico, quindi è football, FIFA e così via. Vediamo adesso di fare qualcosa di buono, eh. Dobbiamo giocare bene le nostre carte. Grande, grande, dai così che mandiamo a casa Guerrero questa calzamaglia in bicicletta. Non so perché ho detto questa cosa, ragazzi, forse il vino di ieri sera mi fa ancora qualche effetto particolare. Silenzio. E chiudiamo il primo set, il primo gioco, scusate, lasciando l'avversario a 15. Adesso batte lui, cerchiamo di essere bravi nelle risposte, cerchiamo di essere bravini nelle risposte. Bello, bello, ha messo l'angolino dalla parte opposta. Cerchiamo di essere bravi nelle risposte, perché adesso non sappiamo come batte questo qua, eh. Cerchiamo un po' di vedere un po' anche le sue battute. No, che cazzo, mi ha beccato la net, ragazzi, mi ha fottuto con la net, bravo, cioè bravo un cazzo, ragazzi, ha beccato la net, va bene, lasciamo perdere, ha beccato la net, io dopo qui ho tirato troppo forte e l'ho messa fuori, va bene, forte coraggio, cerchiamo di impegnarci, eh. No, Petro, che cazzo, fai cagare, cioè dai, subì, dai Petro. Comportati bene, fai vedere chi sei, brutta bestia. Dai, l'avversario sta accordando la chitarra. Dove va a cagare anche lui? Siamo forza, stiamo a giocare meglio, eh. Grande! E siamo 30-15, 15-30, ragazzi, vai così. Vai così, vai così. Stiamo giocando abbastanza benino, però potremmo anche fare meglio. Possiamo migliorare col tempo, abbiamo delle statistiche buone. Dobbiamo cercare di migliorare più che possiamo con i tiri, perché alcuni proprio non li facciamo benissimo. No! Mi ha fottuto questo ace malefico dalla parte opposta. Mi sono sbagliato io, ragazzi. Ho fatto una gran cagata perché sono andato dalla parte emotente. Ancora! No, porca troia!
lo ritira fuori, gli sbaglio, va bene, è brutto sto colone, cerca di tirare bene, cioè nel senso, brutta bestia, maremma maiala. Stavolta non è passata, eh. Guardate pari, non è passata stavolta, eh. Sì, stiamo attenti, eh. Ah, ho sbagliato. Mi sono mosso male, ragazzi. Mi sono mosso male. Questo qua adesso è ancora il vantaggio per lui, eh. Vale, pari, vai, vai, Petri, sarà malissimo. Che fa incattare anche chi non so chi. Porta, dai, giochiamola bene questa, eh. Madonna, sulla riga, brutto soccolone. Ma va, va bene, vantaggio ancora del nostro nemico. C'è il numero uno, forza e coraggio, dai, 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 dai. Non è passata, non è passata, non è passata, dai, dai, dai che siamo sempre lì, eh. Vantaggio di Petrus, dai Petronios, dai, dai, forza, forza, forza. Grande! 2-0. Gli strappa il servizio, ragazzi, siamo su 2-0. Madonna che faticaccia però, eh. Servizio strappato e gli è data tanta roba, ragazzi, per il Petrus, eh. Per il Petrus, forza e coraggio, dai, forza e coraggio, 2-0. Che faticaccia però, eh. Ok, vai così, 15-0. Ragazzi, comincia a essere un po' duretta anche qua, pian pianino si va avanti, si migliora sempre il gioco, ma anche gli avversari sono forti, io non so mai... Vai là a prenderla se sei capace, ma non l'ha presa. Vai là a prenderla ancora di là. Vai là stavolta a prenderla. Va, grande, 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 30-0. Dai che ci divertimmo, dai che ci divertimmo. Certo che non è Alcaraz questo, ragazzi, se fosse Alcaraz. Vai a prenderla! Bello questo! Cazzo che fregata! 40-0, sì, saluto il pubblico, bravo Petronio! Adesso è il tiro. Adesso proviamo a fare un tiro così alla cazzo, vediamo se riusciamo a fare un tiro un po' alla cazzo. L'ha lasciato a zero, ragazzi. L'abbiamo lasciato a zero in questo gioco. Vai Petronio. Riposino, ragazzi, vi ricordo qui sotto in descrizione, ovviamente c'è il link alla playlist, se avete perso qualche episodio di Petronio, oppure qualche episodio anche di tiebreak, quelli che ho provato in generale sui vari punteggi e quelle cose lì. In descrizione lo trovate qui sotto, attenzione. Fuori? Merda. Bravo. Va bene, ho sbagliato io. Dicevo in descrizione qua ci sono tutti i link possibili, anche quelli di Telegram. Se volete, vai a prenderla. No, bravo, bravo. 30-0. Bravo. Adesso ragazzo si è un pochino ovviamente scansionato le balle. Bravo, me l'ha schiacciata. Bravo, 0-40, 40-0 ragazzi. A questo punto può anche andare bene.
Bravo, l'ha fregato. Va bene, 3-1, gli lasciamo nell'1 per soddisfazione, lasciamo nell'1 per soddisfazione, lasciamolo pure tranquilli, ma noi ragazzi. In descrizione abbiamo anche il canale Telegram, il gruppo Telegram, dove ci può anche andare a scrivere, dire la vostra, divertirvi, passare a parlare tra di voi, darvi consigli, aiuti, tutto quanto su Telegram, che è gratuito per tutti, il link in descrizione. Vediamo, andiamo subito a battere questi due. Non è passata. E poi ragazzi, un saluto ai nostri amici youtuber, come sempre, non li ho ancora salutati quest'oggi. Salutiamo Alessandro Gamer, salutiamo Le Burneo, salutiamo The Last Day, salutiamo Nico Sicolo e salutiamo Alebene 36. Sono 5 ragazzi che portano simulazioni gratistiche e poi salutiamo Lupo del Tubo che porta simulazione di motori, tutto quello che ha delle ruote. Vado a prendere questa. 30-0. Grande, grande, grande Petronio, grande Petronio che adesso sta cercando di lasciare l'avversario ancora a zero. Vediamo questa. Ah, ma porca puttana, che essere spregevole questo, eh. Vado a prendere questo, poi sei capace. Così impari a fare lo stronzo con me. Me la fai battere sulla rete? Ho provato a battere, volevo fare un tiro di merda, ma non ce l'ho fatta, eh. Che fregata! Grande Petro, grande! Uno, vinto il primo set, 4-1, ragazzi. In 10 minuti il primo set, non ho pensato con due ace, noi neanche un ace, comunque 12 colpi vincenti contro 7 ragazzi, totale punti 19 contro 11, dai forza, si va, primo di servizio 100% Guerrero, e noi però ti diamo quasi 200 all'ora raga, ti diamo fortissimo, abbiamo un servizio che è una bomba, ma adesso batte lui il nostro nemico numero 1, E stavolta ti sei scastato, è rimasto dalla tua parte, credo, mi sembra, no? Sì, è rimasto dalla sua parte, cerchiamo di giocarcela bene. Vado a prendere. Ah, bravo, pensavo che uscisse. Petronio, anch'io pensavo che uscisse, ma tu devi giocare, io sono qua che guardo, ma tu devi essere in campo e devi dare il massimo per questa partita, devi strappare il servizio, strappa il servizio con i morsi, con i denti, così, vai, no, che cazzo di tiro hai fatto Petronio, che non saluti Pirla, no Petro, non farmi queste minchiate qua, vabbè tutto, ma non farmi queste minchiate, dai Petro, e che cazzo, sotto rete me la vai a sbagliare? Bravo, 1-0 per lui, cominciamo mica tanto bene questo set, 1-0 per il nostro nemico numero 1. In questo momento il nemico numero 1 è lui, signori, si chiama semplicemente Guerrero. Ma adesso noi battiamo alla incassamento generale. Non è passata. Sì, tu guardi la palla, guardi le palle, guarda per aria, forte coraggio. Diamoci dentro. Ah, bravo, mi ha fottuto, devo dare
Devo tirargli lunghe perché se le tiro lunghe lui le sbaglia, ma se le faccio troppo corte poi le becca. Così. E la sbaglia, vedi? Porta! Incitiamo Petronio, ragazzi, 30-15. Incitiamo Petronio, incitiamolo che potrebbe anche dare il meglio di sé. Dai Petronio che ce la puoi fare. Grande risposta, grandissima questa risposta, l'ha seccato come un calamaro gigante, ragazzi. Avete mai visto voi un calamaro gigante? E allora muti. Dai, forza, uno pari, batte l'avversario, cerchiamo di stare attenti adesso, che potrei battere in maniera subdola. Vai così. No! Sì, ti disperi tu, mi fai incazzare anche a me, sono il tuo allenatore in primis, eh. Se tu mi sbagli queste partite, Petronio, questi tiri... Cazzo! Questi ace di merda! È già il terzo che mi fa questo di ace. Cazzo balleggi, ballonzolo. Ti chiamerò ballonzolo. Ti chiamerò il ballonzolo. Guardate a zero, ragazzi. Si è ripreso il ragazzetto qua, si è ripreso, Sarà un incontro temibile, eh? Bravo. Ti ho lasciato a zero, ragazzi. È un tiro di merda, pienissimo. Un tiro di merda, ragazzi, pienissimo. Dicevo, vi ricordo, tutti i giorni alle 17 portiamo un appuntamento calcistico, e football, FIFA, queste cose qua, giocate sul campo. Mentre alle 12 altre cose, stiamo parlando in questo momento un bellissimo, una bellissima avventura datata, un gioco del 2014, ma dopo vi racconterò più tardi. Adesso tentiamo di fare subito la giocata buona. Bello, bello, bravo Petronio. Però devi imparare a fare degli ace, Petronio. Bravo, la stiamo allo zero. Prego. Non è passata, 40-0, un po' di culo anche a me questa, ogni tanto, eh. Non è passata, 40-0. Vado a prendere. Oh, l'ha presa. E non passa. Due pari, ragazzi, è sudatissima questa, eh. È sudata, eh. È molto sudatissima, ragazzi, questa, eh. Forte coraggio, dai. Forte coraggio, ragazzi. Dai, batti lui adesso, stiamo attenti. Qui, ragazzi, già strappare il servizio a questo essere spregevole, eh. 0-15. Vai, Petronio. Vai, Petro, sulla malissima. Mi raccomando, prendile, eh. Non farti fottere come il tuo solito, che sei un bello coglione delle volte, eh? Bravo. 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 Vai. Grande Petronio. Sei una bestia. Sei una bestia, Petronio. Vai così. Vai, Petronio. Sei una bestia. 0-30. Vai, Petronio. No, merda, castolo. 15-30. Questa qua della racchetta è sempre la stessa, coglione. Scusate, ma mi emoziono anch'io, un po' mi esalto, poi alla fine
Bello, bellissimo. 15-40. 15-40. Quindi la mi ha fatto correre di qua di là, alla fine ha toppato, beccato la rete. Forza ragazzi, forza e coraggio. Due tie break, due break point, due break point, vediamo di non scassarvi, Grande! Rubato il servizio e siamo sul 3-2 e andiamo alla battuta ragazzi. Dai, porta, chiudiamo l'incontro e mandiamolo a casa. Chiudiamo l'incontro ragazzi e mandiamolo a casa. Dai, forza, forza. Petronio, Petronio, Petronio. Dai, fate che voi il titolo ragazzi, tirate qualcosa in campo, pomodori, racchette vuote, quello che volete, dai, su via. L'importante ragazzi è partecipare. Vado a prendere. Sto qua. Vai così, vai così. Vai, vai Petronio. The number one. The number one. Vai. Ace! Finalmente riusciamo a fare un ace ragazzi. Il primo ace della nostra partita. E siamo sul 30-0. Proprio nell'ultimo gioco. In definitivo ragazzi. Stiamo... è forza, forza che riusciamo a fare anche degli ace. Guardate davvero ragazzi, abbiamo tre match point ragazzi, tre match point. Vado a prendere. E questa? Non la prendi? Ci siamo ragazzi, l'abbiamo sbattuto fuori. 4-1, 4-2 e va a casa. Salutiamo, saluta, saluta, bravo, saluta, saluta, inchino, inchino Petronio, inchino, bravo Petronio, sei un mito, sei un mito, sei un mito. Allora, un ace ragazzi l'abbiamo fatto, però ragazzi, tiro alla prima 198 km orari, scusate se è poco, 76 punti e 20 contro i 21 dell'avversario, ci stanno, quindi abbiamo vinto alla fine semplicemente 4-1-4-2, è andato benissimo. È andata molto bene, forte coraggio. Come siamo messi qua? Abbiamo fatto qualche punticino, non lo so. Vediamo se da qualcosa, qualche punto per fare l'allenamento, non mi ricordo. Ah, siamo indietro davanti, per arrivare a 20 siamo indietro. La reputazione non so mai perché non va avanti, ragazzi. Allora, come siamo messi qua? Potremmo già andare avanti e fare il primo torneo, 28 minuti, oppure ci fermiamo qua, Ma ragazzi, non so che abbiamo qui. Vediamo che abbiamo contro. Poi ci pensiamo insieme. Vediamo. Vediamo un po' d'acqua frescola. Allora. Noi siamo passati. Allora, potremmo avere contro, nel prossimo incontro, Walker. Walker che ha battuto Merino 5-4 e 4-2. Walker è un canadese, ragazzi. Direi di... Beh, andiamo avanti, vediamo tutti gli avversari e poi dopo c'è Lud ragazzi che è il numero 6 di questo torneo e dai, Walker ci proviamo ragazzi, Walker è un numero oddio ha vinto l'incontro, potrebbe essere forte, potrebbe non essere forte, ci giochiamo il primo gioco, dai, vediamo intanto di siamo a 26 minuti vediamo un po' di fare qualcosa, dai proviamo ok, siamo sempre qua in questo tour ATP 250, ti dicono un po' di soldi, non tanti soldi, ma insomma non è neanche poco. Terzo croce e testa. Lo sento testa e arriva. Testa, servizio. Cominciamo noi con servizio, vediamo subito di schiaffeggiarlo un po'. Vediamo subito l'avversario se è uno che li prende queste palle. Lo vediamo subito, Ok, prima è andata bene. Sì, non bestemmiare, l'ho sentito, brutto sto piccone. Se bestemmi non va fatto bene. Prenta a zero.
Il servizio lag è uno dei nostri punti forti, quindi bravo. Bello. 40-0. Quindi dobbiamo tenere sempre il servizio, ragazzi, e riuscire a strappargli in su. La cosa importante è questa, in questo. La cosa importante è questo, eh. No, merda. Lungo, va bene. 40-15, cioè, dai, cerchiamo di farle bene. Ottimo. E il primo gioco è andato contro Walker 1-0. Ha battuto Walker. Vediamo come batte il ragazzotto canadese. Potrebbe essere anche un buon ragazzotto, ma non lo conosco. Personalmente non ricordo di aver mai giocato contro di lui, eh. Adesso vediamo intanto come tira. Intanto vediamo subito da che parte tira questo, perché non ho idea di come la batta. C'era, c'era, brava. C'era, c'era, l'ha messa dentro. Dobbiamo cercare di battergliela più. Dobbiamo fregarlo. Vediamo sul punto debole da che parte è il suo punto debole. Dobbiamo fregarlo in qualche maniera, eh. Ma dai, ma da che parte è caduta? Dalla sua? Dalla mia, porca troia. Ok, questa è andata bene. 30-15. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili nel suo, per cercare di portare a casa un gioco, eh. Vediamo un po' se riusciamo adesso a mettergliela là, eh. Brava, devo stare attento, non devo andare così avanti. 40-15. È rischioso il ragazzo. Corre dall'altra parte. Grande, Petronio! Che tiro che smette di mezzo lì! Grande Petrus, l'amarissimo! Che fa malissimo, l'amarissimo che fa malissimo, Petrus. Porta, stiamo attenti che lui ha un punto di vantaggio. Grande, abbiamo pareggiata, 40 pari, grande Petrus, vai tranquillo che sei il numero uno in questo momento sul campo. In due, no, no, Petronio, ma vai a fare in ciapete. Porca miseria, Petronio, porcaccia miseria, c'è cazzo ballo. Dai, su, via, cerca di prenderla questa, se no siamo rovinati. Che culo, il culo di Petro sulla malissimo che fa malissimo. Grande, vantaggio pari. Petrus, l'amarissimo, che fa malissimo. È un bel slogan per noi, Petrus. Stiamo attenti qua adesso. Porca troia, hai imparato come battere lo stronzo, eh? Hai imparato come fregarmi sulla battuta, eh? Vantaggio suo adesso, porcaccia miseria. Uno pari, va bene, dai, uno pari, tranquilli, tranquilli. Tranquilli ragazzi, uno pari, ma siamo ancora nel pieno della forza. No, Petro! Che cazzo, ma come hai tirato? Sì, lanci Tom, che cazzo dici? Cerchiamo di non perdere qua, eh. Porca troia! Oh, mi sta poi servito questo cafone qua, eh!
Ma dai, ma cos'è questo tiro che hai fatto, Petronio? 0,40? Ma scherziamo, Petro? Ma scherziamo? Madonna, raga. La vedo malissimo questa, eh. No, Petro, la prima è rischiosa, eh. Bravo. Ma frega, non ero pronto. 2-1 per lui, ragazzi, va la battuta adesso. 2-1 per lui. Petronio, non dovevi sbagliarmi questa. Non dovevi sbagliarmela questa. Non dovevi sbagliarmela. Oh. Bravo. E che cazzo. No! Petronio! Cioè, ragazzi, mi sta sconclassando di brutto questo, eh! Mi sta sconclassando di brutto, eh! Porca troiezza! Ma gioca bene, sta giocando bene, ragazzi. Sta giocando bene questo qua, eh. 3-1, ragazzi. Sta giocando bene questo. Pitch 0. Senza zero. Resistiamo in questo gioco, ragazzi, almeno portiamoci su 3-2 e poi vediamo tutto nel prossimo. Vediamo tutto nel prossimo, raga. Bravo, bravo Petronio. 30-15. Perché 15-2? Quanto ne fate 15-2? 13-15. Non lo so, fa piano, con calma. Quando ho fatto i 15-2 che non mi ricordo? Dai, portiamocelo a casa. Ho due possibilità, dai. Ok, 3-2, ragazzi, ma è una zona dura, eh? Batte lui, eh? Mi ha fregato, bravo, bravo. Bel tiro, mi ha fregato lui perché me l'ha messo dalla parte opposta. Bravo ragazzone. Ma va a fare il culo, ma vai a fare il culo, dai, ma non si può, culo Tario, che non sei altro. Busgaton, ma non si può, dai, ma non si può. Che cacchio di... Vabbè, dai.
Niente, raga, a questo punto mi sta. Ti butta fuori. È 40-0, ragazzi. 40-0. 4-2 per lui, ragazzi. E noi ci vediamo al prossimo, perché adesso noi ci salutiamo. Facciamo questa cosa qua. Vediamo se riusciamo a fare così. Avanti, poi devo fare così. E ci rivediamo al prossimo episodio. Siamo primo set, ha vinto lui 4-2, e adesso cerchiamo nel secondo set di dare il meglio di noi. Tupo Mix, ragazzi, vi saluta, vi ricordo, se volete lasciare un like, fate bene, un pollicione in su aiuta a crescere il video, farlo vedere più di più. Mi raccomando, condividete, commentate qui sotto, scrivete se avete questo gioco, se vi piace, se avete altri giochi di tennis, cosa ne pensate di questo gioco. Scrivete tutto quello che volete, ragazzi, sapete che io non censuro nessuno, risponderò sempre a tutti quanti. E poi, se non siete iscritti al mio canale, sapete cosa fare. L'iscrizione, ragazzi, non costa niente. È gratuita. Attivate la campanella, la trovate nella mia homepage da qualche parte, vicino dove vi iscrivete. E ci vediamo presto. Un salutone da tutti, da Tuffo Mix, ragazzi, e da Petronio Teas, il nostro marino in campo, che è sempre lì che gioca, vince, perde, ed è il massimo di sé. Ciao, ragazzi, a tutti quanti, alla prossima, da Tuffo Mix. Ciao!